sei appena uscito adesso da questa nuova nomina Sì. come consigliere della cooperativa sociale La Formica, sei stato votato e ti appresti così a questo nuovo incarico nella cooperativa. Ti chiedo subito che cosa ti ha fatto decidere di accettare questo incarico. Quello che mi ha fatto decidere che da quando ho cominciato questa cooperativa, da quello prima giorni che ho capito che è una famiglia per me. Mi ha cambiato tutto e questo mi ha dato in carica di accettare subito quando mi è stato proposto, fatto questa proposta. E sono felice perché Cooperativa mi ha dato tanto, Cooperativa Famica mi ha dato tanto, sono orgoglioso e sono felice di far parte di questa famiglia. Da quanto tempo lavori in cooperativa e quando sei diventato socio, ti ricordi? Sì, più o meno sì. Ho cominciato a lavorare nel 2008, sto nella Famica, circa 11 anni adesso, 5 anni adesso, che sono Che sei 5-6 diventato socio. anni. In cooperativa, di che cosa ti occupi? Faccio la raccolta differenziata, un po' di tutto, c'è la carta, plastica, vetro. In questi 11 anni hai fatto comunque un percorso di condivisione, c'è un rapporto che oltre al lavoro c'è anche un'adesione particolare, no? Mettersi in gioco in maniera diversa, mi sembra. È Sì, così? è così. In effetti, quando mi fai questa domanda, mi viene emozione e questo mi dà l'orgoglio. E la famiglia mi ha dato tanto. E grazie ai presidenti, grazie anche ai responsabili che sanno a gestire il loro lavoro. E io credo che nella famiglia ognuno di noi sa occupare bene il suo posto. In questo percorso dei miei anni ho capito che ognuno di noi ha bisogno di lavorare e quello di essere rispetto dei umani. Da quando è iniziata questa crisi, parecchio vedo che l'azienda chiude. Per una cosa certo che mi è piaciuto nella famica. Dà la possibilità a chi ha bisogno. Spirito dell'accoglienza è un qualcosa in più al di là dell'azienda, al di là della cooperativa. Tu sai come che cosa si fa nel consiglio d'amministrazione, no? È un Sì. po' l'organo di governo, è un po' come si può dire la stanza dei bottoni, dove si prendono le decisioni strategiche, per l'azienda, per i lavoratori, per tutta l'organizzazione. Ecco, in che ottica, ti proponi in questo ruolo nuovo? Quello che mi propongo, che non è perché sono diventato CDA, è sempre dentro il mio cuore. Lavoriamo in modo come abbiamo sempre fatto, efficaci, sicurezza, tutto in modo che al di là perché siamo di fronte a città, incontriamo la gente. È un orgoglio la parte ognuno di noi che lavoro nella Formica, che porta il nome della Formica, perché è un grande nome, porta anche quello rispetto di fuori, che la gente ci parla bene di noi, come ho sentito poco fa nell'assemblea, che ha mandato il messaggio degli utenti, tutti i Certo. cittadini che parlano bene di noi. Io credo che quando i cittadini cominciano a parlare bene di te, l'azienda. È un punto in più di crescere. Sei diventato cittadino italiano, scusa, quest'anno? Ancora no. Ancora no, Però però ti ti hanno hanno accolto accolto la la domanda. domanda. La domanda è stata anche inviata tu da posto, adesso è pronto, è in prefettura. Però dopo 2 mesi che mi hanno inviato questa prefettura, che è arrivato la legge
di Savino. Il decreto sicurezza. Il decreto sicurezza. Ecco, il decreto sicurezza ha cambiato qualcosa in questo percorso che stai facendo? No, No. non è cambiato niente, è prolungato il periodo. È solo prolungato il periodo. Ok, Tu tu hai hai dei dei figli? figli. Sì. E Quanti quanti anni? anni hanno? Prima 18, secondo 16, 10 e 8, sono quattro Vabbè, figli, tutti loro maschi. sono nati in Sì. Italia. Complimenti. Sì. Ecco, loro sono cittadini italiani. Sono cittadini italiani. Dice che quando arriva 18 anni, loro, però nel momento che io prendo, La è normale cittadinanza. che. Nel momento in cui prendi la cittadinanza, Sì, anche anche loro loro saranno cittadini automaticamente. italiani. Sì. Quindi tu quindi vieni dalla Nigeria, ma come sei arrivato qua in Italia? Con l'aereo, Ah, con l'aereo. sono Ora. arrivato nel 97. Nel 97, ok. Quindi sicuramente erano altri momenti e c'erano opportunità diverse, eccetera. Ma quando vedi al telegiornale, in TV, le immagini che ormai siamo abituati a vedere tutti i giorni, questi barconi, queste persone che magari tante persone che possono essere Anche il anche che mio vengono anche dal tuo sì. paese, che vanno incontro a questo viaggio estenuante, pieno di pericoli, eccetera. Che cosa pensi? Che cosa ti viene in mente? Chi non è vissuto in questa parte non può anche capire. A volte è facile parlare che vedere. Mi stringi il cuore, sono triste perché sono. Quando hai il cuore di aiutare le persone, vedo il mio paesano, anche tutto quello che viene in Africa, come rischiano la vita, e io credo che ci vuole anche coraggio, perché l'unica parola che mi viene anche a me, da dire, vedendomi, ho pianto tante volte vedendo cadaveri degli esseri umani come me, mi tocca profondo, anche perché ognuna di queste persone ha la sua storia. C'è un proverbio che dice da noi, ci dice, chi sta correndo o sta aggiungendo qualcosa o sta scappando da qualcuno. Le cose è cambiato. Le povertà, tanti miseria, tanti lavoro non c'è, le dispersioni, ha portato la gente a fare la scelta che riguarda anche loro la vita, o vita e morte. Non è facile.